facciamo un confronto tra l'effetto fotoelettrico e l'effetto Compton, vediamo quello che hanno in comune e quello che hanno invece di diverso. Entrambi sono fenomeni di interazione tra radiazione elettromagnetica e la materia. In particolare qui c'è luce visibile o ultravioletta che interagisce con vari metalli, qui invece abbiamo radiazione X che interagisce per esempio con un foglio di grafite. Entrambi si spiegano quantizzando la radiazione elettromagnetica, cioè vedendola come composta di tanti fotoni, ciascuno di energia HF. Quindi entrambi si spiegano immaginando il comportamento di fotoni gamma, fotoni singoli, che vanno a urtare contro elettroni singoli del materiale. Però nell'effetto fotoelettrico il fotone viene assorbito dall'elettrone e quindi scompare. Invece nell'effetto Compton il fotone urta contro l'elettrone e riemerge deviato. Quindi l'effetto fotoelettrico è un assorbimento di fotone, invece l'effetto Compton è un urto tra un fotone e un elettrone. Nell'effetto fotoelettrico è sufficiente imporre la condizione di conservazione dell'energia. Infatti l'elettrone, considerato tra quelli più deboli, cioè che sono legati in maniera più debole nel metallo, l'elettrone viene estratto con una energia cinetica uguale all'energia del fotone meno il lavoro di estrazione che è stato necessario per tirarlo fuori dal metallo, HF-LE. Potremmo scrivere la conservazione dell'energia anche nel caso dell'effetto Compton. Il fotone diffuso ha energia HF' uguale al fotone incidente HF meno l'energia cinetica dell'elettrone, perché una parte della sua energia, il fotone incidente, l'ha ceduta all'elettrone sotto forma di energia cinetica. Quindi il fotone riemerge con meno energia del fotone iniziale incidente. Però in questa formula l'energia cinetica acquistata dall'elettrone è diversa a seconda di come avviene l'urto, cioè a seconda dell'angolo θ. Maggiore è l'angolo θ fino ad arrivare a 180 gradi e maggiore è l'energia cinetica ceduta all'elettrone. Quindi non è sufficiente questa sola equazione, la conservazione dell'energia, ma bisogna affiancare pure la conservazione dell'impulso, cioè della quantità di moto. Cioè bisogna considerare l'urto elastico con conservazione di energia, e sarebbe questa formula qui, e di quantità di moto relativistica. In pratica l'energia cinetica totale del sistema all'inizio è soltanto HF, perché l'elettrone è fermo. L'energia cinetica totale dopo l'urto è la somma di HF' più l'energia cinetica dell'elettrone. Infatti, portando energia cinetica dall'altra parte, HF uguale HF' più energia cinetica. Un discorso simile vale per la quantità di moto totale. All'inizio c'è solo la quantità di moto del fotone, l'elettrone sta fermo. Dopo l'urto, invece, la quantità di moto totale del sistema è la somma della quantità di moto del fotone diffuso e dell'elettrone. Ultima osservazione, notiamo che il lavoro di estrazione non è presente nell'effetto Compton perché la radiazione utilizzata è una radiazione X molto più energetica della radiazione visibile o ultravioletta dell'effetto fotoelettrico, quindi questi fotoni X hanno un'energia talmente grande che un lavoro di estrazione di pochi electron volt è del tutto insignificante. Perciò questi elettroni si possono considerare tranquillamente liberi.